aspetta il moroso, mentore, salsi. Quanti anni ha? Avrei una storia. Io una volta ho trovato una donna all'ospedale, voleva scrivermi un libro e non avevo pazienza, non l'ho fatto. E ho raccontato che ho fatto 2 anni di Libia, di Tripoli a Tripoli, 2 anni. E poi sono venuto a casa da Roma, da Montemario, piedi fino a Parma, l'8 settembre. E poi mi ha richiamato ancora, da Bolzano a Verona, da Verona sono andato in Russia. La mia vita è una storia. Cosa si ricorda della Russia? Mi ricordo che c'erano delle belle bionde, avevo l'amorosa, una bella amorosa, si chiamava Anna, si chiamava. Poi sono venuto a casa per i 3 fratelli sotto le armi e mi sono salvato. E dopo, da Montemario a venire a Parma a piedi, 20 giorni ho detto. Quanti anni aveva? Aveva 22-23 anni. Ho fatto i 2 anni, sono andato via 20 anni. E ho fatto 2 anni là, a Tripoli. Dovevo fare 24 mesi. Solo che ho fatto... Non mi hanno mandato in licenza dopo un anno, mi dovevano mandare in licenza da Parma, da Montemario. Da Tripoli era troppo lontano, troppa la spesa. E sono andato a casa 2 mesi prima, due mesi. Poi sono stato a casa, mi hanno richiamato ancora, Bolzano, da Bolzano a Verona, c'è un figlio a Milano. Cosa si ricorda della guerra? Cosa vuol che mi ricordo? Io allora, quel periodo lì, facevo il calzolaio di compagnia. Allora avevo fatto 2 scivali grossi, un bottite. Non ho patito il freddo che soffro adesso. Ci faceva 60 gradi di freddo. Allora, quando sono venuto a casa, ce ne avrai da raccontare. Ho fatto il contadino. Ho fatto il contadino con dei padroni. Ho fatto una vitaccia. E allora, una volta sono andato in comune del mio paese, traversetolo. E questo è un manifesto che c'era scritto: chi vuole recarsi in Tripolitania deve fare 24 mesi, però percepisce 5 lire al giorno. E io in quel periodo lì l'ho mandato a casa mio padre, da militare, li ho mandati a casa tutti. Poi quando sono stato a casa i 2 mesi me l'hanno pagati a casa, poi mi hanno richiamato ancora. È morto lui, è stato buttato giù dall'aeroplano perché faceva la spia. Chi l'ha ucciso? Faceva la spia contro i tedeschi. Lui è andato giù tempo del fascio e Mussolini ci ha detto: tu vai a Tripoli e comandi a Tripoli. Tripoli è una grossa città. E io abbiamo fatto la squadra, giocavo il pallone, poi sono venuto a casa, giocavo col traversetolo, poi sono venuti quelli del Parma a prendermi, a trovarmi. Ma poi quel periodo che mi hanno chiamato, che mi hanno mandato la cartolina, non ho potuto andare col Parma a giocare. Beh, a Tripoli ho imparato un po' l'arabo,
mi imbruca tala già, voglio dire, signorina, vieni qua, ce l'ho detto una, mi voleva picchiare. In Russia avevo imparato un po', un giorno eravamo lì, che andavo nel paese e le donne lì venivano tutte a cercare di mangiare da noi, quando si prendeva il rancio si mucchiavano tutto attorno e qualcheduno andava a letto con i militari, perché c'era la miseria in Ucraina. In Ucraina. E allora lei un bel momento mi portava fuori la sera, che era verso la mezzanotte, mi ha detto: Mitro, Mitro, smatri, tammi essa maliò, tanto da strigliai caputi italianski, caput nemeski, caput italianski, tanto da es baris na ruska. E cavalieri italiani, bagato l'ubli, bagato possidù, e non hai capito niente. No. E allora, ma lei mi avrebbe detto: guardi, c'è un aeroplano che vuol bombardare un americano o russo e vuol uccidere gli italiani e i tedeschi. E lei mi ha detto: qua c'è un italiano e una signorina tedesca, russa, Ucraina, e mi avrebbe detto: ci vogliono bene, e sì sì, insomma, faceva l'amore, e le donne là facilmente con la miseria. Stavano, era facile andare a letto con noi. Grazie. No, per favore.